C'è stata una bomba d'acqua che ha comportato l'ostruzione di una via, diciamo, ha ostruito le vasche di raccolta che ci sono a monte, con detriti che arrivano dalla montagna, quindi da sopra, e quindi ha fatto tracimare il riale. Quello che è successo nel 2000? Due anni fa. Stessa cosa, il comune lo sapeva e tutto quanto. Perché qua dietro, Lorenzo, aiutami, che è il tuo mestiere, hanno fatto i lavori, ma... Le griglie non hanno fatto... Non raccoglie niente. Non raccoglie niente. Pavè nuovo, cunette. Tupi piccole della fogna. Io l'appartamento che adesso l'ho presa, e niente, qua è capitato già 2 o 3 volte e non prendono provvedimenti per fare questa situazione, perché non è possibile che agendo ogni 2 o 3 anni si devono buttare mobili e tutto, e qua il comune non si fa vedere. Questa è la terza volta, pensando, io sono 60 anni che sono qua e saranno così 7-8 anni che noi siamo sempre con le pane in mano, il fango e tutto. E comune... Adesso chi fa i lavori? Niente. Sono sciolti dall'acqua. Non sono bagni naturali di fango. No, un disastro. Ci sono le caldaie. Ci sono caldaie e cantine. Adesso così e giù. Verso le 9. Verso le 9. Ho cominciato a scendere acqua, detriti dalla montagna e... Ma lei li vede questi alberi qua? Il comune non li pulisce e noi ci siamo dovuti comprare quello che è mio marito per tagliare rami perché mi arrivano sul balcone. Oh, ma Marica, non è che... Vabbè, sempre... Dove la scusa? Ma che questo... Piano piano! Ma che questo... Qui era dell'acqua, no? Poi sassi, legni, tutta quella roba lì. No, poi dopo questa è la nostra ghiaia, nel pulire va sempre anche la ghiaia, col fango e tutto. Non c'è 2 senza 3, questa è la terza volta. Di cui la seconda volta avevamo chiesto al sindaco se ci poteva venire incontro un po' con le spese, visto che è la seconda volta. E lei mi ha detto, guarda, deve arrivare a 1 milione di danni per poter dare qualcosa a voi. Erano arrivati a 700, guarda caso. Vabbè, io ho detto tutto. Allora, in questa zona è già la seconda volta che succede. 2 anni fa, e anzi, era anche di più l'altra volta. E ci siamo trovati in questa situazione. Una cosa talmente veloce che uno non si è neanche reso conto. In un attimo guardavo fuori, ma la pioggia era talmente tanta che arriva da un lato e scorre dentro là. Dall'altro lato arriva qui, quando arriva a livello, penetra dappertutto. E poi guarda lì, questa signora, poverina anche lei. La vedi? Sotto è tutta acqua, eh? E da questa parte l'acqua usciva di qua e veniva dalla mia parte. Arrivava, cioè, faceva da tappo, immagino. Sì, faceva da tappo, però l'acqua superava. E poi anche quei signori di là stanno lavorando. E qui era un ripostiglio così un po' pulito, però c'era sporgenza dappertutto, insomma. La situazione la vede com'è. Siamo di nuovo per l'ennesima volta, è già la terza questa, se il comune non si degna a fare qualcosa per l'ennesima volta, contiamo tutti gli anni ad avere questa situazione con acqua così in casa. Basta! Quando viene giù l'acqua, fa il giro e lì c'è la cera cinesca, la butta dentro.
quando è venuto quell'acqua lì, è capitato tutto, è venuto giù un fiume di acqua. Ma c'è stato un temporale forte? Fortissimo. Un momento è venuto giù, fino a qua, 24 ore, 20 minuti, è venuto giù un temporale fortissimo e qui era tutto coperto. Che poi lì c'è anche lo scarico. Cioè qua si era allagato tutto? Allagato tutto. E che oltretutto lì abbiamo, in fondo abbiamo lo scarico che va nelle fogne, però non ci riesce a scaricare. Beh, 10 minuti, una bomba d'acqua mostruosa, proprio tutta piena di acqua, e i tombini non hanno retto e ci ha riempito tutto il garage, le cantine, c'erano 55 centimetri di acqua. Quando è che avete capito che aveva fatto danni? Subito, appena finito, siamo andati a vedere, dato che abbiamo chiamato i vigili, ma probabilmente poverini sono pieni, ci siamo dati una mano, abbiamo messo le pompe noi. Il palco? No, è chiuso. Ah, perché c'è stata la frana?